Radio Radicale, siamo in collegamento con Adolfo Vannucci, che è stato presidente del Conservatorio di Santa Cecilia, per parlare delle interrogazioni che sta so sono state, e le interpellanze che sono state presentate sulla situazione del prestigioso conservatorio che, romano. E lo facciamo dopo che abbiamo intervistato Michele Anzaldi, deputato di Italia Viva, che ha presentato una delle interpellanze dopo che la scorsa legislatura il tema era stato sollevato con alcuni altri sindacati atti di sindacato ispettivo. L'intervista che abbiamo fatto con Anzaldi ha provocato, insomma, ha suscitato tante polemiche, al punto che il direttore l'attuale direttore del conservatorio Giuliani, il dottor Giuliani, professor Giuliani, sarà intervistato da Radio Radicale. Allora, prima di sentire il dottor Giuliani, noi abbiamo anche ricevuto l'invito a essere ascoltato dal dottor Adolfo Vannucci. Allora, professor Vannucci, lei che è stato presidente, fino a quando è stato presidente del Conservatorio di Santa Cecilia? Dunque, io sono stato eletto, adesso vado un po' indietro con la memoria, circa 5 anni fa. Sono stato in carica per un mandato, quindi 3 anni. All'epoca direttore era il maestro Alfredo Santoloci. Poi sono stato rieletto, e quindi avrei dovuto fare un secondo mandato per altri 3 anni. E poi dopo un anno invece ho dato le dimissioni, quindi direi fino a un anno fa, poco più, non mi ricordo bene, poi sto Covid ha alterato un po' anche i ricordi della memoria. Ecco, allora dunque, ci spiega che cosa è successo, o sarebbe successo nel Conservatorio di Santa Cecilia? Perché dunque, da quello che abbiamo letto nelle interpellanze, poi ascolteremo anche il professor Giuliani, sono state scritte delle cose che sono state oggetto anche di un'ispezione ministeriale del senatore Valditara, che poi non è stato riconfermato. Allora, che cosa è successo in particolare nel consiglio di amministrazione del Conservatorio di Santa Cecilia? Ma queste, vedete, quelle notizie che io ho visto e ho sentito riportate, diciamo, dell'interpellanza, non so nemmeno se riguardano periodi in cui c'ero io, però ho scoperto che la rappresentante degli studenti, non era rappresentante degli studenti perché non era più studente del conservatorio, e lei c'era nel consiglio, tanto una ragazza molto carina, molto intelligente, molto educata. Per le altre cose, circa i pagamenti, questi gli aumenti delle fee agli stranieri, questo è successo dopo. Io posso dire che me ne sono andato prima della scadenza del secondo mandato, anzi all'inizio del secondo mandato. Quanto dura il mandato di Certe incombenze, presidente? Quanto dura come dice? il mandato di presidente? 3 anni, 3 anni, 3 anni. Quindi 3 anni. lei ha fatto E 4 anni, tre quanto ha fatto? 4, anni. Io ho 5 anni? fatto un anno, cioè un mandato intero e un altro anno del secondo mandato, quando ero stato rieletto. Poi sono andato via per incompatibilità nella gestione del conservatorio con il nuovo direttore, che era il maestro Giuliani. Con cui, tra l'altro, a livello personale avevo un buon rapporto, ma non avevamo delle idee diverse. Poi dopo ho visto tutta una serie di cose, so che anche adesso c'è un controllo da parte del Ministero, ci sono dei funzionari mandati per verificare, ma poi non so niente di peggio. C'è un'altra notizia che mi hanno dato pochi giorni fa, perché sono molto affezionato al conservatorio e tra l'altro credo di essere stato l'unico presidente del conservatorio, dei conservatori d'Italia, che non risiedeva nella città del conservatorio, perché io sono residente a Milano, le mie attività che si svolgono con base a Milano, insomma, quindi era tutto un discorso, siccome è una carica gratuita e quindi sostenevo anche delle spese e tutta una serie di cose, ma mi piaceva molto perché è stata, nella mia esperienza di imprenditore, forse è stata una delle più belle, insomma, era
una cosa volta ai giovani, un'istituzione di grandissimo prestigio nel mondo, bella, sicuramente interessante. Adesso mi risulta che anche il presidente eletto dopo di me, dopo un anno, se n'è andato anche lui. Siccome non lo conosco, non ne so nemmeno i motivi, insomma. Però Senta, so che c'è un'ispezione in corso, quello lo so. che cosa è successo per quanto riguarda, perché ho letto che nelle interrogazioni ho letto che alcuni studenti stranieri, fatto anche un riferimento a quelli orientali, non so per quale motivo, pagavano, di più. Allora, c'è una ragione, una giustificazione? È vero questo? Questo non lo so perché è successo quando io già non c'ero più praticamente. Questa è una domanda da fare al presidente che è venuto, che è stato eletto, scelto dopo di me. Questo non lo so. L'ho sentito dire, ma non lo posso affermare con certezza. Senta, volevo sapere se, per esempio, sono stati presi tra le altre cose che ho visto nell'atto di sindacato, negli atti di sindacato ispettivo che ho letto, se è vero che sono stati attivati, cioè non sono stati attivati dei master, dopo che erano stati ricevuti i soldi. Per la realizzazione di questi master che probabilmente non sono stati restituiti, questo mi sembra di aver capito dall'interrogazione. Poi il Questo è professor stato Giuliani, il detto maestro anche a me, Giuliani, eh? questo è stato detto anche a me, ma non mi è stato riferito nel momento in cui io ero presidente, perché a quel punto sarei intervenuto, insomma. Però questa è una voce che gira, che è arrivata anche alle mie orecchie, che può essere anche avvenuta all'epoca mia, ma di cui non sapevo niente, cioè le lamentele sono sicuramente successive. Ho capito. Volevo sapere se lei aveva notizia del fatto che non erano stati fatti accantonamenti di bilancio, insomma, e che non era stato più aggiornato il sito internet del conservatorio secondo le normative anticorruzione. Questa è un'altra cosa che ho letto nelle interrogazioni. Ecco, anche questo però non le sono d'aiuto, cioè nel senso anche queste voci che girano, che giravano, io ancora sono in contatto con tanta gente lì, soprattutto ragazzi a cui sono rimasto affezionato, che ho aiutato anche facendogli fare qualche concerto anche a Milano, voci che girano, ma per me sono solo voci, non mi sento di poterle confermare. Senta, nelle interrogazioni io leggo solo quello che ho letto perché ovviamente io queste cose Certo. cioè, non le so perché non è che vivo nel Conservatorio di Santa Cecilia. Allora, si è Certo. parlato del corso di direttore d'orchestra. Corso che poi è stato in qualche modo, diciamo, è stato oggetto di polemiche. Lei conosce e ha conoscenza di polemiche che riguardano il corso di direttore d'orchestra? Sì, questo lo so, questo è cominciato quando c'ero io, perché praticamente mi sembra di ricordare che il corso direttore d'orchestra è stato abolito, qualcosa del genere, senza sentire quelli che l'avevano condotto fino allora, insomma, era una polemica nata che si è sviluppata e che poi è scoppiata dopo. Ho capito, la ritiene grave questa cosa? O rientra nelle prerogative diciamo, del direttore del conservatorio? Guardi, lei mi fa una domanda molto specifica, le risponderei dicendo che io sono andato via per incompatibilità con il direttore. Dentro questa affermazione ci sono tante cose, insomma, magari c'è anche questa, ecco, ci metta. Senta, che rapporto c'era con i sindacati? So che c'erano state anche delle polemiche per il cosiddetto contratto decentrato. Che cos'è il contratto decentrato? So che c'era in ballo una cifra tipo di 326 mila euro. No, questo Questo non. non lo sa. Per me io ho avuto i rapporti con il sindacato, sono con i sindacati, sono stati alla mia epoca, di profonda stima e profondo rispetto, anche se c'erano opinioni, differenti in certi momenti. Insomma, mi è successo molto di peggio nella mia attività di imprenditore, cioè, quindi quando ero socio e amministratore delegato di una raffineria, quindi di petrolio con tantissimi dipendenti, insomma. Però nella mia vita professionale sono stato molto fortunato.
avuto rapporti accesi, rapporti duri, ma sempre molto chiari, molto onesti, molto puliti. Quindi non, ci sono stati, ma di sicuro poi sono state superate nei fatti, perché poi la cosa è andata avanti, insomma. Senta, lei che cosa chiederebbe oggi per, diciamo, il suo conservatorio, che ha avuto l'onore di averla Lei come ha fatto, preside? ecco, lei ha detto proprio bene, lei ha detto il suo conservatorio, per me lo considero ancora il mio. Tenga presente che io sono socio e consigliere di un tennis club a Milano, che è il più vecchio d'Italia, insieme a Genova, e prima del coronavirus ho organizzato concerti con i ragazzi del conservatorio di Roma, che facevo venire a Milano, suonavano, cantavano. Facevano degli spettacoli, i costi me li assumevo io, i viaggi, e questo le dice l'affetto che ho per il conservatorio, per dire, un grandissimo chitarrista di chitarra tradizionale è venuto a Milano alla Fondazione Feltrinelli la settimana scorsa e mi ha invitato, io l'avevo fatto già venire altre volte. Cosa chiederei? Le chiedo una cosa che chiedo sempre in tutte le cose. Lealtà e chiarezza. Le regole ci sono, che vengano rispettate. Tutto qua. Ho capito. Perché, diciamo, molti hanno premuto affinché restasse Valditara come, diciamo, come ispettore del ministero, il senatore Sì, Valditara? lui era al ministero, il professor Valditara, tra l'altro non sapevo nemmeno che se ne fosse andato, perché credo che fosse una persona molto competente, essendo in quel settore, in quell'area da tanti anni. Ma ritiene che comunque al di là di Valditara, se ci dovessero esserci delle irregolarità che sono tutte da verificare, un altro ispettore potrebbe farlo benissimo. Sì, penso di sì, ma io penso che ci sia già in corso Un'altra un'ispezione. ispezione. Sì, in corso, cioè che è cominciata proprio, credo, appena me ne stavo andando via io, poi è continuata, poi è stata sospesa per il coronavirus e adesso è ricominciata, quindi c'è della gente dentro, insomma. Quindi io credo che loro saranno le persone più importanti, diciamo, quelle da cui ci si deve aspettare una diagnosi precisa e con eventualmente una prognosi conseguente se c'è qualche malattia da guarire. Certo, bene, ha qualcos'altro da aggiungere? No, vado ad aggiungere che il conservatorio è un richiamo che faccio ai romani. Avete una struttura così bella, così grande, così importante nel mondo, che abbiamo fatto girare in tutto il mondo. Io sono stato chiamato 2 volte in Corea del Nord, non del Sud, come presidente del conservatorio di Roma. Invito i romani ad avere meno indifferenze, ad aiutare il conservatorio, che è una grandissima istituzione che rende onore a tutta la città e a tutti quelli che a Roma vivono. Va bene, io la ringrazio molto, ringrazio il professor Adolfo Vannucci, che è stato presidente per 4 anni, credo, del Conservatorio di Santa Cecilia Roma, col quale abbiamo parlato delle interpellanze e delle interrogazioni su questa importante istituzione della musica nel nostro paese. Grazie. Grazie a lei, è stato molto gentile, buon lavoro, grazie.